Risollevatevi, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore. Riječima ovog svetog evanđelja neka se izbrišu grijesi naši. Poštovana braći i sestre, dragi vjernici, carissimi fratelli e sorelle, cari fedeli, così spesso nel Vangelo vediamo che Gesù usa le immagini dalla natura o dalla vita quotidiana per avvicinare, ammonire, per avvicinare il messaggio del Vangelo ai suoi ascoltatori. Proprio stasera nel Vangelo sentiamo come Gesù ha usato un'immagine della natura per descrivere il futuro che avverrà. Come abbiamo il cambiamento delle stagioni, dopo la primavera arriva l'estate e l'estate è il tempo di mietitura, così è con i tempi umani. La fine sicuramente è qui e tutti devono leggere i segni dei tempi e osservarli nella luce della parola di Dio, della rivelazione di Dio. Gesù, invitando i suoi ascoltatori, desidera dire prima di tutto che bisogna aprire gli occhi, vedere bene ciò che succede e ciò che succede attorno all'uomo e nel mondo. Già succede il giudizio del mondo, è operante. Siamo sicuri che tutto ciò che l'uomo fa, sappiamo che ha il proprio effetto, ha le conseguenze. Ogni attività fatta bene porta benedizione. Ogni attività del singolo, dei popoli, che non è pensata bene, analizzata bene, si riflette sulla persona intera, sul popolo intero. Ciò che succede in certe nazioni è di solito il frutto della vita delle generazioni precedenti. Non è da meravigliarsi che nel nostro tempo vediamo che gli uomini vivono l'angoscia, la paura. Questa paura è così vicina, presente, soprattutto negli ultimi eventi che succedono in Europa, vicino a noi, tra noi. Questi eventi sono vicini a noi e mettono l'uomo di fronte a questi eventi in una situazione strana. Questo non è solo oggi. Se guardiamo bene la storia, in ogni epoca della storia c'erano delle paure grandi e piccole. Quelle paure che si accumulavano nell'ingiustizia, nella bugia, o quelle altre paure che provengono dagli orizzonti stretti nei quali vive ogni uomo, e quell'angoscia nella quale cade come un singolo quando non trova il senso della propria sofferenza nella vita quotidiana. Oggi è molto difficile dire
Qual è la paura più grande? Quella in ogni uomo o quella a livello mondiale? Quando l'uomo rivolge il proprio sguardo verso il futuro, sente le tenebre e questa grande paura diventa per la nostra ragione una questione senza soluzione. Abbiamo la via d'uscita dalla situazione nella quale ci troviamo. Mentre riflettiamo su tutto questo, noi fedeli non riflettiamo come riflette il mondo. E qui sta la nostra precedenza nella luce della fede. Noi sappiamo qual è il futuro. Per noi non è quella tenebra fitta, come è scritto nella lettera agli Ebrei. La fede significa possedere già qualcosa di quello che speriamo. Noi sappiamo che nella nostra vita ci sono tanti misteri, tanti segreti, le cose che non possiamo comprendere sempre. Ma ciò che è collegato con questo mistero splende sul nostro orizzonte. È Cristo Gesù. Noi sappiamo chi aspettiamo. E sappiamo che Lui apparirà alla fine, apparirà come il giudice. E la paura che può colpire i fedeli è proprio in questo, come apparire davanti il giudice. Questa paura non dovrebbe essere la paura uguale a quella paura del mondo. Per noi fedeli dovrebbe essere una paura per amore. Dovremmo preoccuparsi come coloro che con amore aspettano il Signore. Come appariremo davanti a Lui? È la domanda che sta davanti a ciascuno di noi. Provocati dalle letture d'oggi, dalla prima lettura del profeta Daniele e dal Vangelo che abbiamo sentito, dobbiamo domandarsi come apparire davanti al volto di Dio, e sappiamo che questo un giorno succederà. Avremo forse vergogna davanti a Lui per tutto ciò che abbiamo commesso e che abbiamo omesso di fare. Proprio per questo momento in cui viviamo è il tempo che sta davanti a noi. Noi fra due giorni entriamo nel tempo di Avvento. E soprattutto per noi fedeli un tempo molto significante, non soltanto invito, ma è il tempo di conversione, non soltanto invito alla conversione, ma il tempo di conversione, cambiamento nella nostra vita, come ci invita il tempo dell'Avvento, di fare una trasformazione interiore della nostra vita. Perché dentro di noi possa brillare quella luce che Dio ha acceso nel battesimo, quando Cristo ci ha riempito dentro con il suo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo invitati di nuovo a vivere nello Spirito Santo e poi, di conseguenza, non avremo più paura. Il futuro che sta davanti a noi, dobbiamo comprendere questo futuro nello Spirito Santo come qualcosa che già sta arrivando. Le parole del Vangelo ci ammoniscono di comprendere il presente nel senso del futuro, sapere oggi a riconoscere i segni. Come sappiamo riconoscere un segno semplice che appare nella natura, siamo capaci a riconoscere i segni che vanno oltre alla natura, oltre al mondo attuale, che ci guida soprattutto nel trascendentale, nella vita eterna. E verso la vita eterna, proprio oggi si pone la domanda, sapere e vedere come riconoscere i segni dei tempi, con gli occhi della fede, con il dono di fede ricevuto da Dio, la luce che abbiamo ricevuto come un lampadario,
La sua parola è luce sul nostro cammino. Riconoscere Cristo proprio oggi, nel momento attuale, in questo tempo, questa è un'occasione per noi cristiani e per questo mondo. Siamo sicuri, già sta succedendo il giudizio del mondo e noi siamo già in questo processo, ma non con la paura, ma con amore, perché proprio in questo tempo possiamo approfittarsi di questa occasione per ricostruire la propria vita, fratelli e sorelle. Oggi bisogna riconoscere le cose essenziali e quelle non essenziali, decidersi tra la vita e la morte, tra Gesù, in cui è tutta la sapienza e conoscenza, oppure le cose che ci offre il mondo. Questa è l'occasione per noi oggi, sentire e comprendere, vivere e realizzare. Un filosofo di Danimarca, Kierkegaard, ha detto: se oggi Cristo venisse nel mondo, molto probabilmente non sarebbe ucciso, ma sarebbe fino in fondo deriso e disprezzato. Questo filosofo dice: questo è il martirio nel tempo della ragione e nel tempo dei sentimenti e delle passioni, l'uomo viene ucciso. Il nostro tempo, considererebbe Cristo con disprezzo sulle reti sociali, metterebbero ombra sulla sua persona, sua parola, le cose che spesso oggi si fanno. Noi cristiani siamo qui, noi siamo cristiani di questo tempo, domandiamoci se siamo pronti a sentire la parola di Dio, riconoscere il segno della sua parola, riconoscere ciò che la sua parola oggi è per noi, qui, come un invito, incoraggiamento, una consolazione nel nostro tempo, nella nostra riflessione. Proprio così, come dice Maria, regina della pace, 34 anni, invitando in questo mondo, chiamando, esortandoci, incoraggiandoci, consolandoci, tutto ciò che abbiamo bisogno oggi. E noi oggi viviamo proprio questo. Quanto oggi la parola rivelata qui, quanto era disprezzata. La parola della Madonna era disprezzata, derisa. Questi messaggi spesso erano derisi nel mondo, purtroppo nella Chiesa. Non sono accettabili per il nostro tempo. O alcuni li usano per fare scherzi e brutti scherzi, che si tratti della preghiera, del digiuno, della conversione. Direi che da questo luogo parte un messaggio serio, un tempo serio, un segno grande. All'inizio dell'apparizione della Madonna la gente vedeva i segni. Quando oggi ci domandiamo, ma vediamo noi i segni? Perché non li vediamo oggi? Siamo forse diventati ciechi per i segni che sono attorno a noi, segni che succedono attorno a noi, segni che sono tanto vicini, incisi profondamente nel nostro cuore, nella nostra mente, ma non vediamo, non comprendiamo. E questo è il pericolo più grande per noi oggi, il pericolo più grande del nostro tempo. Non viviamo il messaggio di Dio sul serio. Non accettiamo questo messaggio sul serio, messaggio rivolto al mondo, a noi. Ecco perché siamo nella paura, nella mancanza della fiducia, e vivremo nell'angoscia. E tutto ciò che passa per il nostro cuore,
perché non abbiamo compreso fino in fondo, non abbiamo risposto fino in fondo. Fratelli e sorelle, Gesù sa che cosa dice. Lui è cosciente della sua missione. Sa che Dio desidera regnare nel mondo e prendere i fili con i quali guiderà il mondo nelle proprie mani. Lui fa le cose meravigliose e annuncia un ordine nuovo. Tutto questo, fratelli e sorelle, sono presegni di un tempo nuovo, di un regno nuovo di cui Cristo parla. La gente si è meravigliata con atteggiamento di Cristo, ma tutto questo non riflette un cambiamento profondo nella loro vita. Per un breve tempo ammirano Gesù e poi continuano come prima, come era nel tempo di Gesù, purtroppo lo è anche oggi. Perciò oggi, per noi qui, la cosa più importante è sentire cosa dice Gesù nel Vangelo, cosa chiede da noi. Gesù chiede il cambiamento nella nostra vita, la conversione. Gesù soprattutto chiede dai Suoi discepoli la fede nella Sua parola, nella Sua persona. Non è da meravigliarsi. Noi 34 anni ascoltiamo, come dice la Madonna alla fine di ogni messaggio del 25, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Rispondere alla Sua chiamata significa cercare in Gesù la forza della fede, forza della consolazione, di tutto ciò che abbiamo bisogno nella vita adesso e soprattutto per la gioia eterna. Perciò, fratelli e sorelle, nel nostro tempo si chiede prima di tutto di aprirsi alla forza dello Spirito di Dio. Apriamoci allo Spirito Santo e permettiamo che la parola di Dio entri nel nostro cuore, nella nostra vita e nella nostra mente. Amen.